Salve a tutti e ben ritrovati, sono Michele Cammisa. Oggi vorrei iniziare una piccola serie di suggerimenti sulle lamiere. In particolare vorrei illustrarvi delle potenzialità delle piegature con loft. La principale applicazione delle piegature con loft probabilmente sono le tramogge, però mi piacerebbe farvi vedere come anche per esempio i settori di una coclea si possono realizzare correttamente con le lamiere e quindi avere poi la distensione piatta. Partiamo però con la tramoggia. Solitamente viene effettuata con una transizione tondo quadro. Prendiamo per esempio un modello predefinito di SolidWorks. Lo apriamo e notiamo subito una serie di problemi che lo rendono in realtà inapplicabile. Quindi, tanto l'appiattimento non mostra alcuna linea di piegatura e soprattutto non è, e quindi andrebbe calandrata, non potrebbe essere piegata. E la flangia del bordo non è applicabile a nessun elemento periferico, perché è inselezionabile in quanto l'elemento non esprime il bordo di una faccia planare. Pertanto, questo approccio è sicuramente inutilizzabile. Rientriamo quindi nel nostro assieme e seguendo quanto è stato effettuato per questa tramoggia che ho realizzato precedentemente, creiamo un nuovo documento e seguiamo l'approccio corretto. Quindi realizziamo intanto un rettangolo di base che andiamo a raccordare col raccordo di schizzo e quindi a quotare per definire comunque un elemento parametrico. Ok, abbiamo bisogno di definire il taglio che io suggerisco di fare con un cerchio di costruzione. Assegniamo pari a 5 mm e quindi utilizziamo l'accorcio entità per ricavare l'apertura dello schizzo. Creiamo lo schizzo dell'elemento circolare, possiamo trascinare col tasto CTRL il piano di partenza e assegnare una distanza, per esempio 200 mm. Mi metto su questo nuovo piano e schizzo l'oggetto. Diversamente appunto da quanto ipotizzato, l'elemento va realizzato con un quadrato collassato in un cerchio, quindi impostiamo la relazione di uguaglianza tra i due lati e assegniamo una dimensione, può essere 100 mm. Quindi proseguiamo creando delle raggiature molto grandi che vadano a simulare l'effetto di un cerchio sostanzialmente. Ripristiniamo le relazioni perse per via di questi raccordi con un rettangolo che chiaramente sarà geometria di costruzione. Andiamo a eliminare il nostro segmento e rendere il nostro punto coincidente e tangente e quindi uscire. Perfetto, potremmo già collegare i nostri schizzi, ma vi faccio vedere l'esistenza già di un problema, perché il nostro property manager a video mostra un menu con il controllo sul numero di linee di piegatura e la deviazione massima, che è sempre presente quando il sistema divide correttamente le facce e individua delle linee di piegatura. Ma nel momento in cui io scelgo i due profili, perdo questa opzione, e questo è dovuto al fatto che sostanzialmente i due schizzi non hanno lo stesso numero di divisioni. In questo modo io ho ottenuto comunque una geometria non utilizzabile perché non ottenibile con le linee di piega. Rifaccio, allora, ritocco il mio schizzo di partenza inserendo il numero di elementi uguali a quello del rettangolo di base. Impongo l'uguaglianza e definisco l'apertura, può essere per esempio di 4 mm. Devo stare attento a rendere tangenti tutti gli elementi, altrimenti il sistema non mi consente di utilizzare la piegatura con loft. Quindi, per esempio, prendo questo
questo elemento e ovviamente il sistema non me lo fa prendere, mentre è lo schizzo di sotto, viceversa sì. Quindi rientro nello schizzo e impongo la tangenza. A questo punto posso riutilizzare lo strumento di piegatura con profitto, per cui seleziono lo schizzo di partenza e su un punto omologo seleziono lo schizzo di arrivo e la mia transizione a questo punto è corretta. Appiattendo la lamiera posso visualizzare le linee di piega e quindi posso realizzare effettivamente l'oggetto con una piegatrice. Di più posso anche andare ad aggiungere le flange del bordo. Qual è il limite però nell'immediato? Il limite nell'immediato è che io non conosco l'angolo corretto che mi consentirebbe di avere una superficie planare di queste flange. E pertanto ricavarla geometricamente dal sistema è comunque non agevole. Il mio consiglio è quello di utilizzare una superficie di riferimento, una superficie circolare, planare ovviamente, che ci consentirà di utilizzare un riferimento per la flangia del bordo e quindi prendere un bordo, l'altro bordo, possiamo prendere anche questo esterno e collegarli, vedete, in questo modo con la superficie planare. In questo modo sono sicuro di aver ottenuto una superficie planare per l'appoggio sulla vasca. Non proseguo perché non è intendimento di questa sessione, però sostanzialmente poi questo elemento realizzato con la superficie mi sarà utile anche per il posizionamento. Basta fare sulla vasca un riferimento con un cerchio e a quel punto è semplice il montaggio perché io posso collegare i due elementi. Non proseguo con le altre funzionalità per il montaggio in assieme perché lo affronteremo in un'altra sessione e vi saluto sperando ovviamente che le informazioni di questo tips and tricks vi siano stati utili. A presto!